Ciao, benvenuti o bentornati nel mio studio. Io sono Federica, un'illustratrice e pattern designer, e questi sono proprio gli argomenti di cui tratto qui sul mio canale YouTube. Purtroppo questo mese mi sono resa conto di non riuscire a pubblicare due video perché la vita mi ha un po' scombussolato i piani, nel senso che sono uscite alcune occasioni dal punto di vista lavorativo che erano troppo belle per non accettare e quindi questo mi ha portato via tempo. E l'altro motivo per cui non sono riuscita a pubblicare due video è proprio l'argomento di questo video. Celeste, ma perché mi interrompi sempre? Allora, stavamo dicendo che la preparazione alla fiera del libro per bambini di Bologna mi sta occupando abbastanza tempo e essendo che la fiera è fra pochissimo, perché è dall'8 all'11 aprile se non sbaglio, i tempi stringono e io devo dare priorità alla preparazione del mio portfolio. È la prima volta che vado alla fiera di Bologna e a dire la verità, io fino a un anno fa non sapevo neanche che esistesse questa fiera, per cui non so bene cosa aspettarmi. Ho fatto le mie ricerche, c'è tantissimo materiale su internet, ci sono tantissimi video anche qua su YouTube di altri illustratori, per cui insomma, qualcosina so, però di fatto è la prima esperienza, per cui vado lì molto scialla. Cercando di non aspettarmi troppo, sono sicura che non uscirò con un contratto in mano, ma spero possa essere una bella occasione di crescita per me, sia dal punto di vista professionale che personale. Spero di, soprattutto di conoscere sia editori ma anche altri artisti, insomma, ci sono tantissimi illustratori che io seguo, ad esempio, su Instagram, sui social, che spero di incontrare. Vi ho parlato del portfolio. Allora, diciamo che il grande lavoro che ho iniziato a fare già un paio di mesi fa è stato quello di costruire e creare il mio portfolio per l'illustrazione specifico per l'infanzia, e questo vuol dire che è da mesi che io sto pensando, ideando illustrazioni, disegnandole e dipingendole, poi insomma sistemandole in Photoshop in modo da poter portare questo portfolio da far revisionare sia a case editrici che a eventualmente anche qualche illustratore. Adesso si devono mettere a lavorare. Io sono partita con zero materiale da poter proporre perché di fatto io non ho mai creduto di poter arrivare a tanto, a poter illustrare un libro per bambini, ma di fatto ho visto che invece posso farlo. Ho le capacità, perché farsi abbattere dalla propria bassa autostima. Proviamoci. E comunque anche solo questo viaggio nel creare questo portfolio è molto bello, perché quando mi siedo qui nel mio studio e mi metto a disegnare e colorare, io sono felicissima. E tra l'altro, da quando c'è Pietro, devo dire che mi sto appassionando tantissimo al mondo della letteratura per bambini, è veramente interessante. E spesso prendo i libri per me, mascherandolo come se fossero per lui, ma non importa. Solo che adesso siamo a metà marzo, i tempi stringono perché una volta finito, diciamo, queste illustrazioni le devo anche mettere insieme appunto in un portfolio e mi piacerebbe portarne uno fisico da mostrare. Quindi devo avere il tempo materiale di poter mettere assieme, stampare il portfolio e riceverlo prima di partire per la fiera. Ci sono anche altre cose a cui pensare, ad esempio avere un biglietto da visita che io non so da che parte cominciare a creare, quindi devo correre per anche creare e stampare questi biglietti da visita che sono estremamente importanti, perché nel momento in cui conosci ad esempio un art director, un rappresentante della casa, produttrice, piuttosto che di un'agenzia, devi avere qualcosa da lasciarli, quindi è fondamentale avere un biglietto da visita e che sia anche un perlomeno accattivante, ecco, carino e comunque rappresentativo di quello che faccio. Infine, sto pensando a qualcosa da lasciare nel famoso muro degli illustratori di cui ho sentito tanto parlare. Nel frattempo, ci sono delle cose che io ho già fatto, sempre in vista della fiera.
ossia prenotare la stanza. Per gli spostamenti penso che andrò in macchina, ma non ho ancora capito perché di per sé Bologna è qualche ora da qui, quindi dovrei riuscire a farcela, però non sono sicura, quindi devo anche valutare la questione treno e mezzi di trasporto. Poi i biglietti li ho presi subito con lo sconto illustratore. Il muro dell'illustratore di cui vi parlavo prima esiste anche virtuale e scadeva qualche giorno fa la possibilità di mandare una propria illustrazione, l'ho fatto. Alla fine ho scelto di inviare il drago viaggiatore come illustrazione che mi rappresentasse per questo muro virtuale. Non ho alcuna idea di come funzioni questo muro, cioè se poi effettivamente sia utile partecipare a questa iniziativa. L'ho fatto, vediamo. Bene, a che punto siamo adesso con questo portfolio, che è la cosa importante? Sto finendo un'illustrazione abbastanza grande, l'unica tra l'altro illustrazione in cui io porto un personaggio umano, perché io vorrei dedicarmi agli animali, però insomma so disegnare anche le persone, per cui ho portato un esempio anche perché Alice nel Paese delle Meraviglie, se lo faccio Alice. Sì, sono diciamo a metà della parte di colorazione dell'illustrazione. E poi spero di riuscire a farne un'ultima, perché oggi siamo il 13 marzo, spero di riuscire a fare l'ultima illustrazione che in realtà ho già abbozzato, devo solo mettermi a disegnarla e colorarla e poi dovrò muovermi e far stampare tutto e poi appunto c'è il biglietto da visita in ballo. Questa è l'illustrazione di cui vi stavo parlando, di Alice nel Paese delle Meraviglie. È praticamente la sequenza in cui Alice chiede al gatto che strada dovrebbe prendere e poi lui scompare e lei si avvia, se non sbaglio, verso la lepre marzolina. Questo è, diciamo, il mio studio in questo momento, che è molto ordinato. Voi direte non è vero, ma per me lo è. E basta, adesso mi metto al lavoro, penso che farò ancora qualcosina con gli acquerelli, poi passerò a pastelli a olio e alle matite colorate e speriamo che venga fuori qualcosa di decente. 6 hours later. Eccoci, illustrazione finita. Domani dovrò scansionare l'illustrazione e fare qualche piccolo aggiustamento su Photoshop. Alice, nonostante sia la prima bambina che disegno in questo portfolio, è venuta secondo me molto bene. E mentre corre un po' meno, però la prospettiva è un po' strana. Mamma mia, pensavano la macchinetta si fosse rotta. Eccoci qua, oggi è martedì 19 marzo, auguri a tutti i papà. Ho finito le illustrazioni, l'ultima è il brutto anatroccolo, che devo dire mi piace molto, sono molto soddisfatta, miglioro di volta in volta, il che è positivo. Insieme a questa ho fatto degli schizzi in bianco e nero che vorrei aggiungere al portfolio, sempre del brutto anatroccolo, bianco e nero in matita sono, questo in cui lui è appena uscito dall'uovo ed è entusiasta della vita, lui da grande, un cigno, e poi altre due illustrazioni sequenziali, diciamo, del brutto anatroccolo che sta nuotando tutto contento, poi viene mortificato in qualche modo, allora è un bel po' triste. Noto che quest'occhio non è nel posto in cui dovrebbe essere. Adesso lo sistema. Ok, quindi diciamo che adesso è il momento di decidere per come stampare questo portfolio. Come lo voglio portare questo portfolio? Ci ho pensato un po', ho visto i costi delle stampare, diciamo, una piccola, un lookbook, comunque un portfolio stampato bene, rilegato, eccetera, è fuori budget. Per cui comprerò un quaderno tipo questo, uno di quei quaderni con le buste trasparenti. Mi stamperò io le immagini, le illustrazioni, magari con una carta un po' bellina, e presenterò così il mio portfolio. Qui in realtà sto tenendo gli originali. Gli orsetti, cioè quelli che ci stanno perché sono partite dal fare illustrazioni in A4 e poi sono passata a fogli sempre più grandi, quindi tipo
appunto le ultime che ho fatto non ci stanno, però il problema non si pone perché poi io le ristampo, non porto gli originali. E insieme a questo comunque avrò una versione online del portfolio, quindi mi porterò via anche l'iPad e poi vedrò cosa mi è più comodo, se appunto tirare fuori il quaderno o tirare fuori l'iPad e mostrargli il portfolio. Vedremo, quasi quasi stampo alla fine del quaderno anche i pattern e qualche illustrazione digitale, in modo da avere tutto comunque da poter presentare se dovesse essercene l'occasione. Stessa cosa, farò un portfolio completo sull'iPad. Per quanto riguarda i biglietti da visita, che sono queste cose che mi tarma, farò dei biglietti da visita un po' più grandi, tipo delle cartoline, con una delle mie illustrazioni davanti, o un dettaglio, o l'illustrazione, e dietro i miei contatti. Perché ho pensato questo? Se io mostro il portfolio, o se non ho modo di mostrare il portfolio, in entrambi i casi è più utile dare una mia illustrazione che un biglietto da visita un po' più grafico, perché se hanno visto il mio portfolio gli do un'illustrazione che può fargli tornare in mente il mio portfolio, se non l'hanno visto magari li incuriosisco. Questa è la mia idea, magari sbagliata, ma è molto più pratica perché le illustrazioni sono pronte, mentre creare qualcosa doc per il biglietto da visita, ho fatto diversi tentativi, nessuno mi convince. E comunque in entrambi i casi dietro posso mettere i miei contatti, che sono una cosa importante, quindi risolviamo il problema. Quindi questa settimana assolutamente devo ordinarli. Rimane cosa voglio portare per la Wall of Illustrators, quella reale, non quella digitale. La ci devo ancora pensare, perché un poster, lascio una cartolina, più di una cartolina, oppure faccio qualcosa di simpatico, per cui adesso penso anche a questo. Bene, adesso ci rimettiamo al lavoro. Ciao, eccoci per l'ultimo aggiornamento. Oggi è giovedì 28 marzo e oggi ho passato la mattinata a creare una specie di plan per i giorni in cui sarò in fiera, perché fra pochi giorni, martedì 2 aprile, usciranno le prenotazioni per le portfolio review e i workshop, e sono tantissimi, e quindi me li sono, diciamo, un attimino guardata uno per uno per capire chi tiene il workshop, chi è questa persona. Essendo io nuova nel mondo dell'illustrazione, conoscevo davvero pochissimo, e quindi sono andata a fare un po' di ricerca, a capire chi terrebbe la portfolio review, a cosa sono più interessata, diciamo, quali sono tra questi gli eventi a cui mi piacerebbe poter partecipare. Mi sono fatta una lista, perché poi alcuni orari si accavallano, dando delle priorità. Ovviamente le mie priorità saranno le portfolio review, ma ci sono anche dei workshop molto belli a cui vorrei partecipare. E quindi mi sono segnata tutto su questo quadernino, e martedì, quando sarà possibile prenotare, immagino ci sarà la corsa di tutti gli illustratori, tra cui me, e spero di riuscire a prenotare qualcuna delle portfolio che mi piacerebbe poter fare. Ecco, incrociamo le dita. Oggi la mia giornata è tutta incentrata sulla fiera, anche perché sono andata a prendere i biglietti da visita. Allora, vi ho lasciato che li dovevo ordinare. Alla fine, purtroppo, non sono riuscita a ordinarli online perché non sarebbero arrivati in tempo. Per cui, per quanto io mi fossi presa in anticipo, alla fine sono andata in una tipografia che conosco, che l'unica volta in cui sono stata comunque mi ha dato dei buoni risultati, e quindi sono tornata lì. Oggi, quindi nel giro di una settimana, era pronto il materiale, sono andata a ritirarlo e sono molto contenta. Non è venuto ovviamente uguale ai colori che avevo pensato, o che mi dà ad esempio la mia stampante, che è formidabile, però dai,
è comunque un buon risultato. La carta ho scelto la Tintoretto, non gesso che è la mia preferita, ma neve, che è più bianca, però forse in questo caso ci sta anche meglio, perché se dopo il bigliettino desidero che abbia una buona qualità di stampa, ma anche che la carta faccia la sua figura, ecco, non li stamperei, non darei mai qualcosa stampato su un foglio da fotocopie, 80 grammi. Adesso vi faccio vedere i biglietti da visita, il poster che ho stampato, e siccome non ve l'ho ancora chiesto, lo faccio adesso. Se siete nuovi, se vi piace il tipo di video che faccio, il tipo di contenuti, vi chiedo per favore di iscrivervi al mio canale e venite a seguirmi anche su Instagram, mi chiamo fede.volpato.studio, e lì diciamo è un aggiornamento più giornaliero, mentre qui è quando riesco, ormai vi ho spiegato come funziona. Allora, qui ci sono i poster, dietro ci sono gli originali di quelli più grandi che non so dove mettere. Questo l'ho stampato io, la mia stampante è fantastica, è un HP 6220 e stampa proprio bene. Io stampo a casa con questa carta che trovo su Amazon, che ha una grana che a me non dispiace, è comunque una carta costosetta, però non esageratamente, dà una buona resa stampata. Ve la lascio sotto nell'info box se volete vedere, la prendo su Amazon. È una versione mini che userò se non trovo spazio, se non ho alternative, nel muro degli illustratori dove sono destinati. Essendo una 5 piccolino, dovrei trovare, posso permetterlo. E l'altro che invece mi sono fatta stampare la tipografia, di questo ne ho due copie, è bello largo, è 50 cm ma molto basso, ha un formato un po' strano, non è come gli A3, diciamo, che si faranno notare. So che alcuni illustratori appunto portano poster molto grandi, la mia paura è di non trovare posto per metterli, quindi diciamo ho portato un formato più visibile, che è questo, e uno più piccolino, e comunque è il primo anno, quindi va benissimo anche qualcosa di un po' più piccolo, giusto per cominciare e capire come funziona. Ecco i biglietti. Allora, il drago mi piace molto, anche se appunto i colori non sono esattamente uguali a quelli del poster, c'è qualche piccola differenza, un po' magari dovuta alla carta che non è identica, un po' alla stampa, però comunque sono contenta. Il brutto natroccolo, che ha questo mood molto da giornata di pioggia, questo mi piace molto. Piace molto anche questo, vabbè, sui pattern io vado forte. Alice, di qua mi piace tantissimo, di qua un po' meno, cioè c'è troppo contrasto con il bianco sopra. Questo è tutto per questo video, il prossimo video sarà di ritorno dalla fiera con tutti i miei aggiornamenti, vi racconterò che impressione mi ha fatto, cosa sono riuscita a fare, cosa fare diversamente, insomma. Ci sarà un bel po' da chiacchierare e se riesco ruberò qualche clip anche durante la fiera, ma senza troppo impegno. Vi ringrazio moltissimo per aver guardato questo video. Lasciatemi nei commenti qualsiasi cosa, se anche voi vi state preparando per la fiera, se ci siete mai stati o non volete andarci. In caso, cosa avete fatto voi per prepararvi, con che materiale andate via, qualsiasi cosa. E se no ci possiamo anche vedere in fiera, cosa che mi piacerebbe tantissimo. E basta. Vi auguro una buona continuazione e noi ci vediamo presto, sempre qui nel mio studio.